Ciao e bentornati su Mystery Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare un thriller misterioso intitolato The Ghost Ship. Attenzione spoiler! Buona visione! Il film inizia nell'anno 1962, su un transatlantico italiano di nome Grazza. Una cantante di nome Francesca sta intrattenendo gli ospiti, che si godono la serata ballando con i loro cari. Tra la folla, una bambina di nome Katie siede da sola perché non ha un partner con cui ballare. Il capitano della nave se ne accorge e la porta in pista. La vivace festa in fretta si trasforma in qualcosa di terribile, quando una mano sconosciuta solleva una leva che stringe una fune metallica. Il filo quindi si spezza e frusta la pista da ballo, tagliando in due i passeggeri e l'equipaggio. I corpi sbattono per terra uno dopo l'altro, creando un bagno di sangue. L'unica persona viva sulla pista da ballo rimane Katie, poiché il filo non poteva prenderla a causa della sua altezza. La scena si sposta a 40 anni dopo. Una squadra di salvataggio di 6 persone sta salvando una nave casuale dal mare. Il capitano Murphy guida la sua squadra e porta con successo la nave a riva. Il gruppo si reca quindi in un pub per festeggiare, dove viene avvicinato da una vecchia conoscenza di nome Jack. Anche Jack lavora nel settore marittimo e ha sentito parlare di una nave fantasma del 1962. Si dice che la nave contenga una cassa d'oro, che manca da mezzo secolo. La persona che porterà la nave a riva potrà rivendicare qualunque cosa ci sia dentro. Questo suscita l'interesse dell'equipaggio e si avviano alla ricerca della nave con il loro rimorchiatore di salvataggio il giorno successivo. Dopo alcune ore di viaggio, giungono a destinazione, ma il localizzatore non mostra navi nell'area. Controllano se funziona correttamente e arrivano alla conclusione che il rapporto era falso. Proprio quando stanno per voltarsi, vedono l'enorme nave commerciale di fronte a loro. La loro barca va a sbattere contro la nave, ma fortunatamente l'impatto non è dannoso. Dopo aver riflettuto su chi può entrare per primo, Jack e un compagno di equipaggio Green rimangono indietro mentre gli altri 4 entrano nella nave. Pochi secondi dopo il loro arrivo, il gruppo inizia a sperimentare attività paranormali. In primo luogo, sentono rumori casuali, poi vedono le cose che si muovono attraverso gli angoli bui. Danno la colpa al vento e continuano a muoversi, ma dietro di loro, delle lettere si muovono da sole e formano le parole benvenuti a bordo. Quando sono sul ponte superiore, un membro dell'equipaggio di nome Munder cade in un buco, ma viene salvato dall'unica donna del gruppo, Maureen. Mentre cerca di tirarlo su, la bambina Katie appare improvvisamente sullo sfondo. Scompare in pochi secondi, non dando a Maureen la possibilità di capire se è reale. L'incidente la mette a disagio, ma non ne parla a nessuno. Poco più in là, il gruppo scopre un orologio digitale sul pavimento. Dal momento che questi tipi di orologi non erano una cosa del 1962, teorizzano che qualcuno sia stato sulla nave prima di loro. Dopodiché, il capitano decide di continuare la ricerca il giorno successivo, poiché la nave è enorme. Quando Maureen è sola di notte, Jack le si avvicina. Sente che è tesa dopo aver salvato Munder prima. Dopo aver scoperto della bambina, Jack tace per alcuni secondi. Lui sembra sapere qualcosa, ma non lo mostra all'esterno. Suggerisce invece a Maureen di dormire per alcune ore per liberarsi dalle allucinazioni. Il giorno successivo, l'equipaggio si siede per pianificare la loro prossima mossa. Hanno scoperto che la nave sta affondando lentamente, a causa dei danni alla sua base. Decidono di rimanere in acqua per 3 giorni per aggiustarla e poi tornare a riva con l'intera nave. Senza perdere molto tempo, continuano i loro rispettivi lavori nelle diverse parti della nave. Nel frattempo, Maureen esplora e raggiunge la zona della piscina. Nota dei segni di proiettili sul muro, il che è strano perché gli era stato detto che tutti i passeggeri erano morti per annegamento. Mentre cerca di uscire dalla piscina, lei di nuovo si trova faccia a faccia con Katie. Sorpresa, cade dalla scala e inizia a sanguinare dalla testa. Tuttavia, quando alza lo sguardo, Jack è nel punto in cui si trovava Katie pochi secondi fa. I due si allontanano, senza accorgersi che il sangue di Maureen sta scomparendo dalla piscina. Presto, dai fori dei proiettili inizia a fuoriuscire sangue e l'intera piscina ne viene riempita. Dopodiché, Jack e Maureen esplorano la lavanderia e trovano una porta che non c'era nel progetto della nave. Quando la aprono, vengono spinti dall'acqua che porta fuori anche dei cadaveri mutilati dalla stanza chiusa a chiave. Sia Jack che Maureen si fanno prendere dal panico e cercano di scappare. Tuttavia, la porta da cui sono entrati si chiude da sola, lasciandoli senza altra scelta che proseguire. Nel frattempo, il capitano Murphy finisce nel lounge del capitano. Trova una bottiglia di alcol aperta, ma mentre cerca di bere un sorso, vede il vero capitano allo specchio. Il vetro cade e si frantuma, prima che Murphy scappi impaurito.
Ignaro delle attività paranormali, Greer si sta facendo gli affari suoi, quando sente qualcuno che canta. È Francesca, la stessa interprete che intratteneva i passeggeri a bordo nel 1962. Greer cerca la fonte del suono, ma dopo un po' si arrende. Quello che non sa è che la donna lo sta guardando allontanarsi da dietro di lui. Da qualche altra parte, Jack e Maureen si imbattono in una cassa piena di blocchi d'oro. Vale milioni di dollari, che tutti i membri dell'equipaggio possono portare a casa. Si riuniscono eccitati e mostrano loro il tesoro. Ora, non hanno più bisogno di riparare la nave e possono tornare a casa solo con il tesoro. Nella scena seguente, tutti stanno caricando l'oro nella loro barca. Il meccanico Santos sta pulendo i motori in modo che siano pronti quando decidono di partire, quando dietro di lui qualcuno apre deliberatamente una bombola di propano, provocando un'esplosione. Il risultato è la morte di Santos e la distruzione della barca. Tutti sono sconvolti e rattristati dalla morte inaspettata. Inoltre, ora sono bloccati nella nave finché non riescono a ripararla. Subito prima dell'esplosione, Maureen aveva rivisto Katie. Era come se stesse cercando di avvertire Maureen dell'esplosione, ma fosse stata fermata da qualcuno. Questa è una ragione sufficiente per Maureen per indagare su chi sia la bambina. Lei guarda il registro dei passeggeri e scopre il numero della sua stanza. Entrando in quella stanza, Maureen urla per lo shock. Si scopre che Katie è morta impiccata, mentre il suo cadavere decomposto è ancora appeso al soffitto. Dopo essersi ricomposta, Maureen si avvicina e prende una collana dal cadavere di Katie. Il suo spirito appare nella stanza e chiede la collana. Maureen prova a dargliela, ma le passa proprio attraverso il palmo. Ora le è chiaro che la ragazza non è un essere umano. In cucina, due membri dell'equipaggio trovano pasti freschi e non li mettono in discussione prima di divorarne metà. Inizialmente, hanno un sapore incredibile, ma dopo un po' sentono un odore orribile. Quando controllano, vedono che il cibo si è trasformato in vermi. Entrambi si fanno prendere dal panico e iniziano a vomitare disgustati. Greer invece è nella sala da ballo dove tutto sembra normale, finché all'improvviso il luogo si trasforma in come appariva nel 1962. Gli ospiti lo circondano e si comportano come se fossero a una festa. Inoltre, Francesca sembra avere un interesse per lui. Flirta con il ragazzo e lo manipola per farla baciare, anche se ha una fidanzata che lo aspetta a casa. Dopo il bacio, è già troppo in là per tirarsi indietro. Francesca inizia a spogliarsi mentre lui la segue alle spalle, sperando di finire nella sua stanza. Tuttavia, cade da un'alta piattaforma e muore. La bella donna mostra poi il suo vero viso deforme. Nel frattempo, Murphy è nella stanza del capitano, quando all'improvviso una bottiglia di alcol inizia a muoversi da sola. La guarda da vicino e trova il capitano della nave seduto di fronte a lui. L'uomo offre a Murphy dell'alcol, con sua grande incredulità. Il capitano non è lì per fargli del male, ma per fare due chiacchiere. Racconta a Murphy di una nave perduta di nome Lorelia. 40 anni fa, quando tutto è crollato, la nave Lorelia è stata trovata dalla Grazza, la nave su cui sono in questo momento. Tuttavia, due giorni dopo aver ritrovato la nave perduta, anche Grazza è scomparsa. Detto questo, a Murphy viene consegnata una foto che lo lascia scioccato. Nel frattempo, anche Katie e Maureen stanno chiacchierando nella sua stanza. La bambina rivela che tutti quelli che sono morti sulla nave 40 anni fa sono rimasti intrappolati lì da quel momento. Loro non possono andare in paradiso, perché qualcuno potente li sta legando alla nave. Ora, l'unico modo in cui possono essere liberati è che la nave venga distrutta. Prima che Katie spieghi chi è la persona potente, le pareti della stanza iniziano a cambiare colore. La bambina va nel panico e ordina a Maureen di scappare prima di scomparire. Tornando all'area della piscina, Murphy sta cercando il resto dell'equipaggio. Ha finalmente scoperto la verità sulla scomparsa della nave e vuole tornare a riva il prima possibile. Tuttavia, lungo la strada, viene attaccato da diversi Santos, il tizio che è morto nell'esplosione prima. Le allucinazioni sembrano così reali che quando Maureen gli si avvicina, Murphy pensa che anche lei sia un fantasma di Santos. La attacca e fa tutto il possibile per porre fine alla sua vita. Maureen in qualche modo riesce a pugnalarlo ai piedi e a salvarsi. Poco dopo, Jack arriva e stende Murphy per la propria sicurezza. Lo mettono in un acquario prosciugato e lo rinchiudono dentro. Ormai il gruppo non si preoccupa dell'oro e vuole solo tornare a terra. Continuano a riparare la nave per le ore seguenti e finalmente finiscono. Dal momento che Greer non è ancora tornato dalla zona lounge, tutti sono preoccupati. Mentre i ragazzi fanno i controlli dell'ultimo minuto, Maureen va a cercarlo. Ancora una volta incontra Katie, che le mostra il cadavere di Greer.
Questa volta, la ragazza è irremovibile nel mostrare a Maureen tutto quello che è successo sulla nave 40 anni fa. Tocca quindi la donna e la riporta al passato. La nave è piena di vita con le chiacchiere e le risate della gente, ma quello che non sanno è che il co-capitano ha convinto l'intero equipaggio ad uccidere tutti a bordo per l'oro che hanno trovato prima. I cuochi mescolano del veleno per topi con il cibo, uccidendo la maggior parte delle persone. Segue poi il massacro della pista da ballo, e i restanti sopravvissuti vengono uccisi a colpi di arma da fuoco in piscina. La povera Katie è stata trascinata nella sua stanza e impiccata a morte. Alla fine, i membri dell'equipaggio corsero al tesoro e iniziarono ad afferrare tutto ciò che potevano, ma il co-capitano non glielo permise. Unendo le forze con Francesca, sparò a ognuno di loro. Alla fine, rimasero solo loro due prima che Francesca lo tradisse e gli sparasse alla testa. Si scoprì che il suo vero amante era un uomo diverso, che era anche la mente dietro l'intero massacro. Dopo aver ucciso centinaia di persone, si scambiarono un bacio appassionato, ma le sorprese non finirono lì. L'uomo uccise Francesca rilasciando un gancio che le tagliò il collo e la pese. Alla fine, l'uomo si rivela essere niente meno che Jack. È uno spirito demoniaco di un peccatore morto. Il suo compito è far peccare le persone e ucciderle per portare le loro anime all'inferno. Tutto ora ha senso per Maureen, perché è stato Jack a parlare loro della nave all'inizio. È anche apparso dal nulla quando Maureen ha visto Katie in piscina. Inoltre, le ha chiesto di dimenticare Katie ogni volta che gli parlava di lei. Maureen si ricorda improvvisamente di Murphy, ma quando lo raggiunge, è già annegato e morto nell'acquario. Va rapidamente dagli altri per avvertirli dell'assassino a bordo, mentre Mulder si sta immergendo nella sala macchine allagata per riparare qualcosa. Vuole seguirlo, ma i tubi si riempiono di sangue, indicando che anche lui è morto. Si scopre che qualcuno lo ha trascinato dentro gli ingranaggi e lo ha schiacciato a morte. Ora, le uniche due persone rimaste sono Maureen e l'ultimo membro dell'equipaggio di nome Dodge. Gli chiede di tenere d'occhio Jack, mentre lei posiziona esplosivi sulla nave. Tuttavia, quando Dodge e Jack sono soli, Jack lo provoca e inizia una rissa. In un impeto di rabbia, Dodge spara e presume che sia morto. Va quindi da Maureen che ha appena finito di posizionare gli esplosivi. Le dice che ha ucciso Jack e che possono iniziare una vita insieme usando l'oro. Maureen ci pensa per un secondo e gli chiede perché non ha chiesto informazioni su Mulder che ancora non è stato trovato. Viene quindi rivelato che la persona è in realtà Jack, che stava cercando di far peccare anche Maureen. Finché la barca rimane intatta, le anime non saranno mai lasciate libere. Jack sa che Maureen è una brava persona, quindi si offre di risparmiarle la vita in cambio del fatto che non interferisca con le sue regole. Tuttavia, come risposta, Maureen fa esplodere gli esplosivi. Jack e l'intera nave vengono fatti a pezzi, mentre Maureen salta giù e si salva. È sott'acqua che lotta per trovare una via d'uscita, quando Katie arriva in suo soccorso. Infine, tutte le anime morte sulla nave vengono liberate. La mattina dopo, una nave da crociera trova Maureen che galleggia su una scatola e viene salvata. Mentre viene portata via in ambulanza, nota una cassa d'oro che viene caricata su una nave da crociera. Jack è in qualche modo resuscitato e ha intenzione di continuare il ciclo del peccato. Il film finisce mentre Maureen urla e la porta dell'ambulanza si chiude. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.